Eccoci di nuovo in diretta qui a Vera Mattina nell'ultimo blocco che contraddistingue questa mattinata fino alle 11, dopo Luca Viozzi, lo scrittore marchigiano che ha realizzato il libro ambientato a San Benedetto. Adesso abbiamo altri ospiti, uno in presenza, uno in collegamento, ma intanto vi voglio presentare il mio ospite che è già accanto a me e che è un grande, che è un campione del mondo, grande, insomma, come tutti i campioni del mondo, è un grandissimo del motociclismo italiano. Franco Uncini, marchigiano doc. E Ciao. esportato un po' in tutto il mondo, Grazie giusto? Daniela. Ciao. Con Franco, che rimarrà qui insieme a me, siamo anche pronti per accogliere il nostro ospite che credo tra poco si collegherà se la regia mi dà conferma, mi ha dato conferma, e quindi andiamo da Fabrizio Saracinelli, eccolo qua, produttore cinematografico anconetano, amministratore delegato della Guasco. Che è veramente sorridente perché proprio ieri sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della fiction con Raoul Bova, I Fantastici 5, ambientata per molte parti qua ad Ancona, e uno dei fautori sei tu. Fabrizio, buongiorno. Allora, intanto buongiorno a tutti. Sì, noi abbiamo fatto un service, ovviamente è una produzione molto importante, quindi è la Lux Vide che ha prodotto la serie. Noi abbiamo fatto da supporto logistico e soprattutto ci siamo occupati dei generici, delle figurazioni che nella parte, diciamo, marchigiana vedrete nelle puntate. Le prime due puntate sono andate in onda ieri su Canale 5. Parliamo di prime due puntate perché sono da 50 minuti e quindi è andata, diciamo, come film, sono andate due accorpate insieme, giusto? Poi ci saranno le prossime due la prossima settimana. Insomma, so che ieri sera vi siete anche ritrovati in un ristorante di Ancona con tutta coloro che ne hanno fatto parte, comparse, costumiste, insomma, chi ha lavorato. È stato un bel gruppo. Sì, è stata una bella serata alla pizzeria del Pincio qua ad Ancona. Abbiamo radunato chiaramente non tutti i generici perché erano più di 400, ma eravamo tipo una cinquantina. C'erano anche un po' di persone di troupe che hanno partecipato diciamo, alle riprese. Era presente anche molto importante, Francesco Gesualdi, che è il direttore della Fondazione Marche Cultura ed è responsabile della Marche Film Commission, perché questa è un'operazione che riguarda sì Ancona, Numana, Ascoli, però è un'operazione, diciamo, regionale. È stata coinvolta chiaramente anche l'amministrazione del comune di Ancona e degli altri comuni dove abbiamo girato. Quindi è stato veramente un gioco di squadra. Quindi la Guasco ha fatto, insomma, un po' da ponte tra la Lux e la situazione marchigiana. Però, insomma, ieri abbiamo, se, chi l'ha visto, chi ha visto, insomma, soprattutto la prima puntata, ma anche la seconda, avrà notato che, insomma, Ancona compare sin dall'inizio, sia attraverso i droni, sia attraverso il pala indoor che adesso vedo, insomma, sullo schermo. Insomma, ci sono state diverse situazioni, anche insperate, perché poi delle volte con i tagli Esatto. magari si rischia di non vedere poi la propria città, la propria terra. Beh, voi veramente state facendo grandi operazioni di pubbliche relazioni grazie alla Marche Film Commission, insomma, vi state muovendo sempre di più. Tu da anni produci tanti film che però magari non hanno avuto tutti, qualcuno sì, la stessa risonanza che magari può avere una serie di Canale 5, ma adesso sei già impegnato nel cercare delle comparse perché a febbraio qua ne arriva un'altra di produzione. Sì, arriva una serie anche più lunga. Sono 12 puntate di una serie che adesso ultimamente ha cambiato anche nome. Prima si chiamava Alex Zeno, adesso si chiama Alex Bravo. È una serie Mediaset molto importante, la prima stagione, e quasi interamente girata a Senigallia, ma ci saranno anche delle riprese in provincia. Quindi è un'occasione enorme, enorme di visibilità,
e abbiamo fatto un casting lunedì alla Rotonda e credo che abbiamo fatto il record, non stagionale, ma proprio degli ultimi, credo, 10-15 anni, perché sono arrivate 1600 persone in poche ore. E quindi è stato un Accidenti. successo Ma secondo te è pazzesco. perché c'è Marco Bocci come protagonista oppure o speravano di vederlo lì? Tutte e due le cose. Marco Eccolo. Bocci non era presente, ma ovviamente vivrà per 5 mesi, per poi una serie talmente lunga. Iniziamo il 5 febbraio, ma poi finiremo a fine giugno. Quindi pensate anche la troupe, gli attori, i generici, noi gestiremo chiaramente, ci saranno dei bambini, dei minori, quindi è un lavoro pazzesco che però ricade sul territorio, sia a livello di visibilità, ma anche a livello economico. Fabrizio, noi ti facciamo tanti in bocca al lupo per il lavoro che stai facendo, soprattutto di promozione del territorio, perché in qualche modo anche tu con la tua società, la Guasco di Ancona, ti occupi sì di fare supporto, dare service, così, però insomma comunque fate veramente un grandissimo lavoro insieme alla Regione Marche, quindi ci auguriamo che possiate insomma, ottenere altre fiction e ospitare veramente altre situazioni, quindi con le Marche che saranno sempre più al centro dell'attenzione. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata Fabrizio Saracinelli della Guasco e noi rientriamo invece in studio con Franco Uncini con cui insomma abbiamo una storia da raccontare e credo che ci sia anche un film, un documentario in preparazione sulla tua vita. Sì, in effetti si sta preparando un film, un documentario, direi. Su tutta la mia storia, molto bello, molto bello, molto divertente. Ho già visto, insomma, la prima parte di questo film ed è molto interessante. Fra l'altro prodotto e girato da un regista marchigiano. Sì, Lo diciamo, Riccardo, ci piace a noi sì, Riccardo De valorizzare. Angelis, sì, bravissimo. Tra l'altro, tra poco, non so se la regia ha già delle immagini, insomma, riguardo, insomma, Franco, abbiamo una raccolta di immagini che lo ritraggono tra la famiglia, i personaggi famosi in pista, però vorrei anche far vedere uno spezzone della corsa che l'ha reso celebre in tutto il mondo, quando nel 1982 tu hai vinto il campionato, il moto mondiale, dopo quante, 103 punti, quante 19, vittorie? 19 anni, cioè per 19 anni è rimasto in piedi il mio ultimo titolo di campione del mondo della classe regina, quindi a quel tempo era la classe 500, oggi è la MotoGP, e è rimasto per 19 anni. Fino a Valentino, un altro marchigiano. esatto, un altro marchigiano che mi ha fatto anche questo torto, perché almeno rimanevo l'ultimo marchigiano, invece Marchigiano. no, vabbè, Guarda, comunque. abbiamo alcuni spezzoni della gara che ancora le moto si facevano partire a Sì, spinta. ed io ero un disastro nella Ma partenza a spinta, ero tra sempre l'altro un tu disastro. avevi avuto una serie di piccoli infortuni all'inizio della carriera e anche ad esempio il polso che si era rotto, quindi Bravissimo, ancora bravissimo. la Suzuki non ti dava la fiducia che ti ha dato quando poi sei diventato il Sì, no, in pilota. effetti la prima gara io ho corso con lo scafoide del braccio sinistro rotto e E per come hai fatto a cui. farla E partire? la partenza comunque sia non è una scusa quella del polso perché comunque ero, Te veniva tra virgolette, male. imbranato a partire a spinta. E anche perché ero un po' troppo disattento, non ero molto preparato nella partenza. E quindi niente, ogni volta che alzavo lo sguardo vedevo un mare di piloti davanti a me e dicevo, vabbè, mi tocca cercare di recuperare. Ti vediamo in qualche foto, insomma, Eh del sì, questo è nel tempo. 78 addirittura, questo Tu è il però hai iniziato nel 78. 76 o poco prima, insomma, l'esordio quello un po' più importante nel Sì, moto mondiale nel 76 era con la Yamaha. esattamente, con la Yamaha. Anche lì nel 78 ero ancora Yamaha, perché ho fatto 76 Yamaha, 78 Harley Davidson, scusami, 76 Yamaha, 77 Harley Davidson, 78 di nuovo Yamaha. Ducati Quindi, invece arriva solo dopo un Ducati ero periodo. 75, ma nel junior, quindi con una squadra del Ducati Spaggiari,
che era un ex pilota Ducati di Reggio Emilia, e lui ha creato questa squadra, e siccome nel 75 mi aveva già addocchiato, che correvo con la Laverda, e quindi mi ha assunto per correre nella sua squadra del 75, abbiamo vinto di tutto. Perché praticamente... Io vado un po' veloce nel racconto, perché innanzitutto certo, partirà già, anche... No, siamo qui fino a domani. Assolutamente, anche perché partirà il documentario, ancora non sappiamo quando uscirà il documentario. No, però è a breve, diciamo okay. È nella fase finale. Nella fase finale sta guardando gli ultimi dettagli, abbiamo visto insieme qualche cosa pochi giorni fa e quindi è nei dettagli. Allora, vi dico solo questo, che Franco Incini praticamente aveva questa grande dote, insomma, voleva guidare le moto, questa passione ce l'aveva sin da ragazzino, e è diventato pilota in pratica perché una volta che il padre gli ha consentito di avere un motorino, lui faceva le gare per strada, quindi gli ha detto mettiamoci d'accordo, cioè o le fai in pista che sei un po' più sicuro o te lo tolgo sto motorino e te dai alla musica, se non ricordo sì. Male. La sintesi è questa, dai. La sintesi della sintesi della sintesi. Ma Franco Incini è rimasto sempre molto, molto legato al territorio, alla famiglia. Sì. La famiglia è diventata il suo team. E anche, cioè, tu hai gareggiato, hai esordito nel campionato del mondo come un team privato, cioè uno dei pochi con i meccanici tutti di Recanati, tuo fratello manager insieme a tuo padre, tua mamma che cucinava no? nei van, insomma... E così è partita la storia. E così è partita la storia della classe regina, la classe 500, perché in effetti io fino a quel momento avevo sempre spazio e trovavo spazio nelle classi medie, 250 e 350, perché ormai mi avevano categorizzato come pilota delle classi intermedie. Ma io sognavo sempre la 500, fin da quando ho iniziato correvo e sognavo della 500. E per cui in quegli anni lì non trovavo spazio e alla fine sono riuscito, e per poter far questo ho dovuto creare un team familiare. Fortunatamente avevo il mio meccanico di Recanati, mio fratello in effetti, che poi è stato lui il coordinatore, il manager, quello che mi seguiva negli anni da privato, 79, 80 e 81. Ed è stato di grosso aiuto lui, ma poi anche mio padre, che era un po' dietro le quinte, perché lui era un po' un amministrativo, per cui magari seguiva tutta la parte contrattuale, tutte queste cose qui, i contatti, eccetera. Però non era mai troppo presente nelle gare, non era quello che arrivava e faceva, insomma, la voce grossa, era uno quello che stava sempre dietro le quinte, quindi... Perdonami Franco se ti interrompo, vado un po' qua là, ma quando c'è stata la vittoria nell'82, cioè, che cosa è successo? Cioè, non era proprio inaspettata, perché tu avevi già dimostrato di avere veramente una grande dote rispetto ai tuoi competitor del tempo, cioè avevi fatto una scalata nel giro di pochissimo tempo, ma a Recanati che successe? Ma guarda, allora, innanzitutto va bene, sì, io ci ho creduto fin da subito, perché in effetti il primo anno da privato, quello che ne parlavamo prima, primo anno 79 ho fatto quinto nel mondiale, il secondo anno ho fatto quarto salendo sul podio per ben due volte, per cui da privato e mettendo dietro diversi piloti ufficiali incominciavo a crederci. E l'anno 82, quando poi ho vinto il titolo mondiale, ovviamente sai, il titolo non è che lo vinci dalla sera alla mattina, lo crei, cioè la vittoria la crei vincendo delle gare, e poi quando la somma dei punti dà un vantaggio enorme, a quel certo, punto lì ormai era abbastanza, ci credevo molto, e per cui ho vinto il mondiale ed è stata una cosa meravigliosa. Che cosa è successo a Recanati? È successo qualcosa di incredibile, non so se hai avuto... Beh, io ho mio padre recanatese, avevo mio padre recanatese, ricordo che al tempo... Cioè, esultò, ma con gli amici, cioè, gente che usciva, andava fuori casa tua, guarda, a Recanati si accalcavano, oltre i giornalisti ovviamente che sono arrivati, ma... No, ma già la stranezza è avvenuta, perché io rientravo dalla Svezia e la mattina mi è venuto a prendere mio padre all'aeroporto di Roma con la macchina, e, anche perché non c'era collegamento alcun a Roma ed era un po' disastroso il tutto. Per cui è venuto mio padre, e poi c'era Federico Urban della RAI che a un certo punto mi dice ti accompagno a Recanati così ti faccio un'intervista. Dico che strano, dico
3 ore di macchina, 4 ore di macchina, dico, per farmi un'intervista, dico, che strano. Ma non sapevo che era già tutto Beh, pronto, ma arrecanati. non te lo potevi immaginare un'accoglienza. No, impossibile, Eri anche campione perché del poi mondo. A quel tempo non c'erano i cellulari, Hai per cui ragione. mai e poi mai ti saresti aspettato una cosa così grande, così enorme. Hai Perché ragione, hai con detto il... una cosa, la Pazzesco, percezione di quello che dell'eco che tu potessi aver avuto, tu non ti rendevi sì. conto No, affatto. impossibile, ma non, poi non mi rendevo, non mi sono reso conto neanche appena sono arrivato, perché vedere addirittura la gente prima ancora del casello, cioè in autostrada praticamente, no, non proprio l'autostrada, ma sai, Sì, quando arrivi al arrivo. casello, prima del casello c'era già tutta la gente con i striscioni che ci aspettava, che oggi magari non potrà mai succedere una cosa del genere, perché sicuramente arrivano le camionette dei carabinieri e ne arrestano la metà. Però in effetti a quel tempo è successo questo e tutta la strada da lì a Recanati, gremita di gente Tu hai avuto una carriera strepitosa, folgorante, ma anche molto breve. Motociclisticamente parlando, nel senso che diciamo eri il campione atteso, ma poi l'anno successivo ci fu un gravissimo Sì, incidente ad Assen. Era giugno del 25 25 giugno. giugno dell'83 Sì. e un pilota, cioè tu sei caduto, ci abbiamo anche il video dell'immagine, eccolo, perdi il controllo della moto, cadi, tenti di uscire dalla pista, mentre poi invece un collega, Wayne Gardner, invece E non riesce ad pensa, Wayne evitarti. Gardner era la prima gara che faceva quell'anno lì. Si aspettava una settimana, perché la settimana dopo correvamo a Francorchamps. Io magari quell'incidente non ce l'avevo. È stato, vedi, c'è Sì. il caso. Cioè, quell'incidente è stato drammatico, tu hai perso i Eh sensi, tu non ricordi sì. No, sono niente. stato in coma 5 giorni. Era un coma farmacologico, perché sono arrivato abbastanza disastrato in ospedale, per cui mi hanno tenuto in coma volutamente per 5 giorni. Hanno, insomma, seguito un po' tutti questi 5 giorni il mio recupero, però mi hanno voluto tenere in coma per questi 5 giorni. Però, insomma, tu hai avuto anche lì, come ormai ci avevi abituato, a fare tutto molto velocemente, la scalata, l'arrivo al motomondiale, il debutto, la vittoria e tutto quanto, anche in questo caso la guarigione è stata piuttosto rapida. Sì, rapida, 6 mesi. Comunque per 6 mesi io non ho corso, perché ho iniziato a correre l'anno dopo, l'84, cioè da giugno 83 ho ripreso a correre nell'84. Certo, è un recupero veloce, Voglio ma dire, trauma sì, cranico, i tutto, polmoni, diverse diverse fratture, fratture. vertebre, Risalire costole. in moto e essere sollecitato così non era proprio. No, no, E no, in effetti. però nell'85 decidi di abbandonare. Sì, perché dopo 2 anni che 84-85 correvo con ancora lo stesso team e la Suzuki, che però aveva smesso di correre, perché l'anno in cui io ho avuto l'incidente, poi la Suzuki ha smesso di correre. Non era quella la ragione, perché ovviamente le ragioni erano altre, per cui ho deciso di smettere di correre, per cui non seguivano più lo sviluppo delle moto, anche se il mio team in qualche maniera mi diceva che invece operavano per conto loro, per conto del team. Invece in realtà la Suzuki aveva smesso di correre, quindi non investiva più. E la moto, che già 83 era un disastro, perché l'anno, anche se l'incidente non c'entra niente, non è colpa della moto, però la moto non era competitiva, avevano fatto un cambio drastico della tecnologia, per cui avevano sbagliato la strada, un po' colpa anche del collaudatore che dalla Suzuki era passato in Yamaha, e per cui per una serie di cose la moto non era competitiva. Quindi dopo 2 anni così, e non avendo un manager che mi poteva introdurre in un'altra casa, alla fine 85 ho detto, vai, 30 anni, smetto di correre. Sono un po' pentito, avrei voluto continuare qualche altro anno, però Però vabbè. diciamo che la tua carriera un po' infatti ti volevo chiedere, siccome tu poi sei rimasto all'interno del motomondiale fino allo scorso anno, ma forse potresti anche Lo rientrare. sono ancora veramente, perché lo sono stato quest'anno, perché ho fatto FIM a Peel Stewart e lo farò ancora per quest'anno, per cui
ancora, capito, tu però c'è una entrato... porticina aperta, via. Esatto, no, ma infatti è perché si era chiuso un cerchio, ma non è che cioè, vai sì. fuori dalle corse, tu sei le corse, quindi non potrai mai abbandonare. Però tu, dopo insomma, aver smesso, sei entrato nell'impianto organizzativo, ti sei occupato di sicurezza e dal 93 sei anche stato delegato per i piloti, per la sicurezza. Esattamente. Ma c'è un nesso con il tuo incidente, il fatto che dopo hai tu affrontato una seconda parte di carriera curando nei dettagli la sicurezza delle piste? Allora, dico la verità, no, non c'entra l'incidente perché sai che cosa c'entra? Che invece io 79, quando ho iniziato a correre nella classe 500 e conoscevo un po' tutti i piloti, tra l'altro siccome quel tempo magari rispetto ai miei colleghi italiani parlavo un inglese fluente. Meglio, più fluido degli altri, per cui avevo un bel contatto, un bel rapporto di amicizia sia con Barry Sheen che con Kenny Roberts, Freddie Spencer, insomma, quindi avevo un po' questo bel contatto e loro mi hanno così nominato rappresentante dei piloti, perché a quel tempo nessuno pensava alla sicurezza e allora mi hanno detto perché non lo fai tu, Franco? Chiaramente dietro te ci siamo noi, e quindi hanno voluto eleggermi come rappresentante dei piloti. E quindi 79, 80 e 81 io ho fatto il rappresentante dei piloti. Il sindacalista praticamente, sto sì, scherzando, no, sto scherzando. Vabbè, per renderti un po' anche più se umano, non è una nomina che è di mio gradimento, però, scherzo, sì, scherzo. Sì, però in effetti rappresentavo i piloti. Poi l'82, siccome ero pilota ufficiale, si è presentato un tizio che si chiamava Mike Trimby e che mi ha detto guarda Franco, tu fai questo lavoro però non hai più tempo eccetera, perché non facciamo così? Faccio io per te il tuo lavoro e... però sarai sempre tu quello che mi dà le indicazioni perché sei a capo di tutti gli altri piloti e io fisicamente farò quel tuo lavoro. E così è stato ed è Mike Trimby quello che poi purtroppo è deceduto adesso a settembre, ma è stato il CEO della IRTA, cioè l'associazione dei team. Quindi è lui che dopo aver fatto per qualche anno il mio lavoro nella classe 500, poi ha creato l'IRTA e da lì sono andati avanti. E fino Franco, stiamo arrivando un po' alla chiusura della trasmissione, mancano pochi minuti, vediamo ancora un po' di immagini che io ho selezionato, ci sono sia la tua famiglia che i tuoi percorsi, i circuiti. I personaggi, tu ne hai incontrati tanti di grandi e gloriosi campioni. Chi è il campione, qual è il campione che hai più nel cuore rispetto ad altri che secondo te incarna veramente la figura del campione in tutti i sensi, anche nel savoir-faire? Ma quello che ho vissuto di più o con cui sono stato più a contatto è sicuramente Valentino, quindi certo Valentino con quello che ha fatto, quello che ci ha portato tanto, ha portato tantissimo al motociclismo Valentino, per cui lui rimane un'icona e lo rimarrà per sempre, perché poi come vedi è ancora sempre lì, è ancora protagonista, è ancora così che ha sempre voglia di correre, se non corre nella MotoGP, perché ormai anche lì anche lui ha deciso di smettere, poi però corre nelle auto, corre sì. nel ranch, porta avanti il discorso della VR46, insomma un grande personaggio Valentino, e qui appunto anche in un'ispezione che abbiamo fatto a Imola insieme a Loris Capirossi e il grande Claudio Costa, che è stato per noi il nostro santo. Guarda, siamo proprio in chiusura. Le tue figlie, hai due figlie femmine. Due figlie femmine. Qualcuna va in moto? Sono andate con lo scooter, più la grande che la piccola, però la grande una volta mi ha detto ma perché non mi hai fatto mai provare a correre in moto? Allora ho detto, guarda, dico, veramente, la mia fortuna quando sei nata la prima come femmina, ho detto ma sono contento che femmina così non penso alle corse, e la seconda che era anche lei un'altra femmina, dico quindi anche dico sto più tranquillo così. Quindi, una famiglia di bellissime donne tra tua moglie e le tue figlie, poi grazie. Sono arrivati anche i nipoti, ma proprio visto che ti dedichi tanto comunque anche alla tua città, al territorio, c'hai il motoclub di Recanati intitolato a Franconcini, quindi comunque la moto da strada la prendi sempre sì, comunque. Sì, assolutamente.
Potresti dare, possiamo dare un consiglio ai giovani, ai ragazzi giovani per, insomma, chi si vuole affacciare, ma soprattutto per la sicurezza, che consigli potresti Allora, il dare? primo consiglio che do è quello di se non hanno voglia di correre e vanno sulla strada, di andare piano, molto attenti, sempre tutte le protezioni possibili e immaginabili, dall'airbag, giubbetti protettivi, casco, eccetera, e attenzione. Ma se hanno voglia, anche hanno voglia di andare un po' forte, non devono farlo sulla strada, devono prendere una di quelle società che organizzano quei track Incontri. day nei vari circuiti, andarsi a divertire in un circuito, e lì è veramente una cosa bellissima, perché uno Si può è sfogare. molto più sicuro, è molto più tranquillo, tutti vanno nella stessa direzione, nessuno va in senso contrario, nessuno attraversa, se succede qualcosa c'è sempre un'ambulanza che ti porta nel posto giusto, per cui la cosa divertente di andare in giro sulla strada è andarci piano con la moto, ma se uno ha voglia di correre deve farlo in pista. Questo è il consiglio che do. Noi chiudiamo così con il nostro ospite, super ospite, Franco Uncini, campione del mondo di motociclismo. Grazie per essere stato con noi, per Grazie a te. me è stato davvero un onore. Vi invitiamo a seguirlo su tutti i canali social perché tra raduni e vari appuntamenti lo trovate anche spessissimo nelle Marche, ma soprattutto seguite perché tra poco verrà fuori anche un documentario con la sua storia e un po' anche la nostra storia. Veramente grazie a te Franco, grazie a tutti gli ospiti di questa mattina. Vera Mattina si conclude qui, proseguiamo con la nostra naturale programmazione. Noi ci vediamo giovedì prossimo e domani, ovviamente, Vera Mattina prosegue con altri colleghi. A voi.